Il presente intervento si concentrerà solo su alcune delle diverse questioni in corso di approfondimento da parte di chi vi parla, le quali confluiranno in una pubblicazione ad integrazione delle notizie contenute nel denso ed illuminante saggio del 1983 di Luigi Ferdinando Tagliavini, Johann Sebastian Bach's Musik in Italien im Akzenten und 19. Jahrhundert. Ci riprometteremo in quel contesto di riferire ad esempio sull'indagine delle coppie di musiche bachiane appartenute a Gioachino Rossini e a Giuseppe Verdi, che ci è stato possibile rintracciare. Nonché su alcuni aspetti della ricezione della musica del Genio Supremo nella Milano e nella Genova dell'Ottocento. Quanto segue è un accenno che comprova ulteriormente la conoscenza e la diffusione della musica tastieristica del Cantor a Bologna, verosimilmente a partire dagli anni 30 del Settecento, grazie all'inesauribile curiosità e all'instancabile attività didattica di Giovanni Battista Martini, e per la prima volta porta alla luce un importante e sconosciuto cenacolo costituito da due amici e colleghi, veri e propri cultori di Johann Sebastian Bach. Nella Toscana della seconda metà del XVIII secolo e dell'inizio di quello successivo. Nelle Nouvelles littéraires del Regno d'Italia, contenute nel Magasin encyclopédique ou Journal des sciences, des lettres et des arts, redatto dal botanico storico antiquario parigino Aubin-Louis Milan de Grand Maison, ed edito nel 1809, veniva pubblicato senza firma il necrologio del pianista, organista e compositore pistoiese Filippo Maria Gherardeschi. Nato a Pistoia nel 1738 e deceduto a Pisa nel 1808, preceduto dalla notizia della morte del collega Adamo Marcori. Con quest'ultimo Gerardeschi aveva avuto una disputa fino a qualche anno prima che addivenne alle vie legali per questioni riguardanti i mancati inviti di membri della cappella della chiesa di Santo Stefano di Pisa, diretta da Gerardeschi, durante alcune funzioni solenni nel Duomo della stessa città dove Marcori era attivo come maestro di cappella. Il testo, pubblicato parzialmente nell'unico lavoro monografico a cura di Stefano Barandoni dedicato a Gherardeschi, contiene preziose informazioni riguardanti gli orientamenti estetici del virtuoso toscano e converrà a leggerlo in questa sede per meglio capire gli sviluppi della presente ricerca. La città di Pisa ha perduto in poco tempo due dei suoi più celebri artisti musicali: il signor Adamo Marcori, nato ad Arezzo, maestro della cappella della chiesa del Duomo e Filippo Gerardesca, maestro di cappella della chiesa di Santo Stefano, già maestro degli arciduchi d'Austria, figli del grande Leopoldo. Marcuore si distingueva grazie a delle opere di una bellezza naturale ed espressiva, che avrebbero potuto essere ulteriormente messe in risalto tramite un'armonia pura ed energica, se gli avesse voluto assoggettarsi maggiormente alle regole della composizione. È deceduto il 5 aprile 1808 a Montenero. Gerardesca lo sorpassava di molto. Aveva inoltre delle conoscenze molto profonde sulla natura dell'armonia. A ciò aggiungeva un gusto squisito. Doveva la purezza del suo stile al suo maestro, il padre Martini a Bologna, e al suo assiduo studio degli antichi autori musicali italiani e tedeschi, soprattutto a quello delle opere di Sebastian Bach, che lui considerava insieme a Forkel come il più grande genio che il mondo musicale abbia prodotto mai per la conoscenza della musica. Quando si parlava gherardesca dei grandi talenti dei nostri famosi cembalisti, Meglio tradurre qui maestri della tastiera, comprendendo il termine italiano cembalo, come pure quello francese Clave saint All'epoca anche e soprattutto il pianoforte, come ho avuto modo recentemente di spiegare in un mio intervento che sarà a breve pubblicato negli atti del convegno del 2019, il pianoforte in Italia, tenuto presso il museo di San Colombano, collezione Tagliavini. Dicevamo dei nostri famosi cembalisti Clementi, Mozart, Steibelt, Duschek, Kramer, Beethoven, eccetera, egli chiedeva prima di tutto se si suonassero con gusto e facilità anche le opere di Sebastian e di Emmanuel Bach, perché secondo lui era soltanto tramite le composizioni di questi autori e quelle di Haydn, che come vedremo andrà corretto con Handel e di Martini che ci si poteva distinguere per un talento consumato. Riteneva che la Creazione e le Stagioni di Haydn fossero le opere le più perfette dello stile antico nell'arte della musica. Il Requiem di Mozart veniva da lui paragonato al dipinto più sublime di Michelangelo. Tra le sue opere è degna di nota soprattutto una messa da requiem che ha composto dopo la morte del re di Etruria Ludovico I. È un capolavoro in questo genere, meriterebbe di essere pubblicata. Per il resto, Gerardesca era un uomo molto ben educato che conosceva ed amava le scienze, le arti e la letteratura, principalmente la storia. Aveva molte conoscenze, soprattutto di storia dei greci e dei romani. È morto a 70 anni. Dalla mia prospettiva di interprete e studioso bacchiano, mi hanno ovviamente incuriosito i dettagli biografici ed estetici che solo una persona in stretti rapporti con Gherardeschi avrebbe potuto così precisamente testimoniare. Chi scrive sembra conoscere l'opera di Forkel ed essere a suo agio con il tastierismo della famiglia Bach. L'inserimento dell'aggettivo possessivo nostri prima di grandi clavicembalisti, a cui segue l'elencazione di celebri nomi di virtuosi e compositori di pianoforte appartenenti tutti all'area germanica. Ha dato là alla mia ricerca, volta a ritrovare altre versioni del necrologio, in particolare nella stampa tedesca coeva. Clementi non fa eccezione, essendo considerato all'epoca un maestro di scuola transalpina, stilisticamente germanico. Si è ricordato inoltre che la madre di Clementi, Maddalena Kaiser, era di probabile origine svizzera. Ho così potuto individuare almeno cinque altre pubblicazioni del necrologio, quattro in giornali letterari tedeschi. Nessuna delle quali perfettamente coincidente, e cioè in der Verkündiger, dove l'articolo compare nella versione più estesa, intitolato significativamente Giudizi di un conoscitore italiano intorno alla musica tedesca, sempre senza firma. In der Freien con la firma di allievo di Johann Friedrich Agricole e Carl Filippo Emanuel Bach, l'editore, critico musicale e compositore Johann Karl Friedrich Reilstap, sempre la firma di Reilstap nella Königlich Privilegierte Berlinische Zeitung. Nella Münchner Allgemeine Musikzeitung del dicembre 1827, e cioè quasi vent'anni dopo, e una ancora in Olanda, nella Kunst Konst Letter Bode, esattamente corrispondente al testo pubblicato a Parigi. Le sostanziali informazioni aggiuntive rispetto al testo francese presenti nei citati periodici tedeschi possono così essere riassunte. L'autore della notizia considera la musica di Marcori non all'altezza di quella dei suoi predecessori al magistero della Cappella del Duomo di Pisa e cioè Clari, Brunetti e Ridarti. Marcori abitava presso la casa di campagna del barone Schubert, diplomatico danese, la cui moglie era stata sua allieva di canto per alcuni anni. Gherardeschi chiedeva, quando gli si parlava dei già menzionati virtuosi tedeschi, se si erano in grado di suonare le cose di Sebastian ed Emanuel Bach con gusto e perfezione, oltre alle composizioni di Handel, non quindi quelle di Haydn come nella versione francese o olandese, e di Martini, poiché nella musica di questi classici, la mano sinistra era utilizzata al pari della destra. I due oratori di Haydn erano considerati dei gerardeschi lavori più compiuti del gusto gotico nell'arte musicale, testualmente. Il recoin di Mozart, paragonato ai più arditi ed edificanti dipinti di Michelangelo, non era da parte sua mai studiato a sufficienza e lo si trovava costantemente sul leggio del suo pianoforte. Il musicista pistoiese leggeva con frequenza i poeti latini ed italiani. In sua compagnia, che era sempre serena, allegra e istruttiva, ci si sentiva straordinariamente bene, la sua cortesia e prontezza ad aiutare il prossimo, con le quali rivedeva e migliorava i prodotti dei giovani musicisti che a lui si rivolgevano, non avevano limiti. Importante la chiusa dei testi tedeschi, che riporto in traduzione: l'Accademia dei Filarmonici di Bologna e l'Accademia Italiana di Scienze, Lettere e D Arti perdono con lui uno dei suoi più eccellenti membri. Quest'ultimo passaggio ha permesso dapprima di ipotizzare e poi di confermare con certezza la fonte di tali notizie di prima mano, identificandola proprio nel segretario della quarta classe, quella delle belle arti e della musica della appena menzionata Accademia Italiana di Scienze e Lettere d'Arte di Livorno, il pastore luterano e musicista tedesco Johann Paul Schultesius, sull'unicità della cui figura occorre soffermarsi. Figlio di Johann Nikolaus, insegnante organista che gli impartì i primi rudimenti musicali a Fechheim, nei pressi di Coburg, allora ducato di Sassonia Coburg, Schultesius conobbe certamente fin dall'infanzia il quasi coetaneo Ioann Nicolaus Forkel, che era stato allievo del nonno e che abitava a pochi chilometri. Dal 1764 frequentò il Gymnasium Casimerianum a Coburg. Nel 1773, dopo la laurea in teologia all'Università di Erlangen, durante la quale aveva approfondito lo studio del clavicordo, del pianoforte dell'organo con l'organista e compositore Johann Balthasar Kehl, che gli fece lavorare in particolare le sonate di Carfilippo al clavicordo, si trasferì a Livorno, dove fu nominato per la prima volta ufficialmente in Italia dai tempi della Riforma, pastore della comunità che univa luterani tedeschi e scandinavi coi riformati olandesi, svizzeri e francesi, nota come Congregazione Olandese Alemanna, e dove rimase fino alla fine della sua vita, occupandosi anche dell'educazione dei figli dei membri della comunità cosmopolita. I suoi discorsi funebri, tradotti dal tedesco in italiano, sono i primi scritti evangelici stampati in Italia dall'epoca della controriforma. Pubblicò in Germania e in Italia una ventina di composizioni, tutte con pianoforte solista o in veste cameristica. Fu dedicatario, tra l'altro, dell'opera d'esordio del giovanissimo Carmaria von Weber, che Schultesius fu tra i primi ad apprezzare. Dedicò i suoi componimenti musicali anche a Forkel, Pleyel, a Franz Josef Haydn, con cui corrispose, e di cui fu unico sottoscrittore in Italia, a proposito della prima edizione della creazione. Una lettera di ringraziamento di Haydn per l'acquisto de, del volume a lui indirizzata è ancora conservata. La sua cultura era impressionante e toccava tutti i campi del sapere, dalla teologia alla filosofia, dalla filologia latina greca alle letterature moderne, che leggeva nelle molte lingue che parlava, mantenendo un vivace carteggio tra i molti con Ugo Foscolo, dalla scultura alla pittura. Sua passione principale rimase tuttavia sempre la musica pratica e l'indagine storiografica ed estetica musicale. Avere tra le mani le quasi 6.000 pagine di materiale del suo lascito, per quanto lacunoso, conservato oggi tra Firenze, Pisa e Livorno. Scorrere le oltre 500 lettere conservate, purtroppo una sola piccola parte di tutte quelle che deve aver ricevuto, spesso di un interesse musicologico primario e con notizie inedite in molti casi, tra punti di lavoro, ad esempio traduzioni italiane da Klopstock, da Herder, tutt'ora inedite. Bosse di sue lettere, comunicati da inviare in qualità di corrispondente ai principali periodici, in particolare con i tedeschi, apre prospettive inedite in molti campi del sapere. Si trovano malacoppie di lettere al cembalario d'organario Johann Andreas Stein, di Augsburg, notizie riguardo il commercio di pianoforti viennesi a Livorno, dove Schultesius protesse anche il giovane primogenito di Mozart, Karl Thomas, con cui fu in stretti rapporti. Si scoprono liste di libri musicali che si faceva arrivare dalla Germania, dove i compositori citati nel Necrologio sono i più ricorrenti, insieme alla musica di Joan Christian e Carl Filippo Emanuele Bach. Era stato introdotto nella musica italiana dell'epoca, informava i colleghi d'Oltralpe sulle novità del mondo musicale operistico, sui cantanti di grido, si occupava volentieri, come si deduce dal suo carteggio fitissimo con Carlo Gervasoni, di organaria italiana, con particolare interesse per i lavori dei Serassi di Bergamo. Come virtuoso di pianoforte, unica nel panorama la sua sonata in La maggiore che unisce un gusto galante ad atmosfere debitrici di caro Filippo Emanuel Bach, si esibì da prestato solista nel 1782 davanti ai governanti di Toscana. Nel 1807 contribuì a fondare quel circolo internazionale di intellettuali e artisti di stampo cosmopolita e illuminista che fu la Citata Accademia di Livorno. Negli atti di questa società pubblicò nel 1810 l'importante saggio sulla musica di chiesa basandosi sul lavoro estetiologico del cantiano Christian Friedrich Michaelis. Nella lista dei membri dell'Accademia spiccano tra i musicisti italiani Paisiello, Padre Mattei, Maier, Feneroli, Asioli, Carlo Gervasoni, Tritto, Bertoni, Zingarelli, Sabattini, i nostri Gerardeschi e Marcori, Marco Santucci. Tra i corrispondenti dall'estero Haydn, Clementi, Salieri, Cherubini, Gretry, Meul, Kramer, Playell, Choron, Forkel, Reichard, Thürk, Dalberg, Rochlitz, Schwenk, Negeli. Il citato barone Schubert faceva pure parte dell'Accademia ed era membro della comunità protestante livornese. Ho potuto rintracciare la prima bozza manoscritta in lingua tedesca del Necrologio di Gerardeschi, evidentemente inviata da Schultesius in qualità di corrispondente ai vari periodici internazionali, e nel carteggio sopravvissuto diverse lettere, tutt'ora inedite, del compositore pistoiese indirizzate al pianista tedesco, e almeno in un caso la bozza di una lettera di risposta del tedesco a Gerardeschi. Queste rivelano un rapporto strettamente confidenziale e grandemente amichevole, nonché l'interesse del maestro toscano per tutto quanto venisse dalla Germania musicale. Frequenti traspaiono le reciproche visite dei due a Livorno o a Pisa, come pure la pratica di suonare a quattro mani i duetti di Johann Christian Bach, che non è improbabile che Gerardeschi avesse personalmente conosciuto durante diversi anni di studi bolognesi dal comune maestro Martini, e l'interesse per i cataloghi librari aggiornati di Amburgo. Non si può dunque dubitare della veridicità delle parole di Schultesius, che quasi sicuramente fece conoscere a Gerardeschi anche una delle prime edizioni tedesche del Voltenpeiches de Sclaviat, quella di Negeli o quella di Forkel, entrambi furono da lui, come detto, invitati nella neonata Accademia, ovvero della Kunst der Fughe. Carlo Gervasoni testimonia infatti un utilizzo da parte dell'amico tedesco delle fughe di Sebastian Bach nell'educazione tastieristica del giovane Edoardo Maier, che come il noto fratello Enrico era suo allievo e in giovanissima età praticava non solo la produzione dei tastieristi tedeschi dell'epoca, ma anche le fughe di Sebastian Bach, Händel e altri, forse padre Martini. Gherardeschi aveva certamente avuto modo, ed è quanto ci conferma Schultesius, di conoscere la musica di Sebastian Bach già durante il suo apprendistato presso Martini a Bologna, come ha mostrato l'indagine di Luigi Ferdinando Tagliavini. Le sonate di intavolatura che il giovane francescano fece stampare ad Amsterdam nel 1742 e che furono composte però in pochi mesi a partire dal 1735 possono essere considerate l'unica opera italiana coeva influenzata dal primo libro di suite per cembalo di Handel e dalle Sei Partite di Johann Sebastian Bach, collezioni entrambe presenti a Bologna nella sterminata biblioteca del padre, senza dubbio prima dell'inizio della stesura del suo opus magnum. Le sonate vennero intitolate, come ci illumina il suo fedele allievo Giuseppe Paolucci, d'intavolatura, in quanto scritte in contrappunto da tre a cinque parti obbligate. Paolucci lamenta infatti il fatto che in Italia ormai nessuno sapesse più suonare la tastiera con più di due voci, una per ogni mano. Essendo il suo trattato di contrappunto scritto sotto la direzione di Martini stesso, questo passaggio rafforza l'ipotesi che il giovane Martini volesse imporsi come maestro di tastiera proprio sulla scia dei lavori di Bach e Handel, soprattutto presso un pubblico d'oltralpe, più adusato a suonare cose per tastiere di una tale complessità polifonica. Non sappiamo purtroppo con certezza nulla sull'acquisizione della prima clave Übung, come d'altra parte nulla su quella della terza, pure presente a Bologna. Si può ipotizzare che la Kunst der Fuge sia stata acquistata da Georg Benda, oppure da lui donata al francescano con cui era in rapporti. Poiché nel frontespizio della stampa appartenuta a Martini compare il nome di Benda manoscritto da Carl Philipp Emanuel Bach. Dunque la celebre affermazione scritta nella primavera del 1750 Bach vivente dal bolognese Johann Baptist Pauli di Fulda, che gli aveva inviato l'edizione del Musicalisches Opfer, stimo superfluo voler descrivere il merito singolare del signor Bach. Perché è troppo cognito ed ammirato non solo nella Germania, ma in tutta la nostra Italia. Solamente dico che stimo difficile trovare un professore che lo superi, perché oggigiorno egli può giustamente vantarsi di essere uno dei primi che corrono per l'Europa, è da considerarsi veritiera. Responsabile di questa diffusione in Italia della musica tastieristica di Bach fu proprio Martini, i cui allievi erano sparsi un po' ovunque. Non c'è motivo di dubitare che le opere del Cantor, possedute dal francescano. Venissero sottoposte ai suoi molti discepoli, come testimoniano anche alcune copie manoscritte di movimenti o preludi ai corali tratti dalle opere a stampa possedute dal frate, che ancora esistono nella collezione del Museo Internazionale Biblioteca della Musica di Bologna. Quando Paolucci cita Johann Sebastian Bach e Handel come autori esemplari nel passaggio del suo trattato dove prende le difese della fuga anti-accademica, non scolastica, anche in questo caso ci illumina sui gusti estetici del suo maestro. E insieme ci conferma in quanto suo allievo l'attività di diffusione del contrappunto tastieristico di Bach da parte dello stesso Martini. La fitta corrispondenza fra Gherardeschi e Martini rivela l'intimo rapporto tra maestro e allievo. Fu tra l'altro proprio Gerardeschi ad inviare da Firenze a Martini una delle stampe clavicembalistiche di Rameau. Sono generalmente restio ad un certo atteggiamento musicologico che non di rado è alla ricerca di sensazionalistiche citazioni e corrispondenze di passaggi musicali. In epoche in cui gli stilemi provenienti dalla comune pratica didattica del partimento e dell'improvvisazione erano assai spesso ricorrenti fra musicisti anche di zone diverse, e in cui il concetto di originalità era ben lungi dal significato che oggi gli si attribuisce. Vorrei tuttavia concludere il presente intervento portando l'attenzione di chi ascolta sulla curiosa similitudine tra l'incipit del duetto secondo tratto dalla terza parte della Clave rubung di Sebastian Bach. Posseduta, come abbiamo detto, da Padre Martini nella stampa originale, poi copiata parzialmente in alcuni manoscritti ancora superstiti da suoi allievi o collaboratori, e l'incipit di un credo del Pistoiese conservato a Macerata. Potrebbe l'arpeggio ascendente, compensato da una discesa per grado che riporta all'ottavo grado, salendo sempre per gradi congiunti dall'identica ritmazione, essere un più o meno inconsapevole riutilizzo di una formula che si era depositata nelle mani del Gherardeschi. Fin dagli anni bolognesi. Credo, 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 credo. Grazie per l'attenzione.